io e la mia collega Adriana Lamara vi lasceremo in buona compagnia perché avvenga la cerimonia di iniziazione, diciamo, del quinto anno del palcoscenico dei giovani. Io ringrazio tutti coloro che hanno permesso che questa serata sia riuscita. Poi come riuscirà lo giudicherete durante lo spettacolo. Vorrei ricordare che rispetto alla semplicità dello spettacolo, la semplicità è apparente, ci sono volute ore e ore di lavoro e sacrificio da parte degli alunni soprattutto, almeno 100 ore di lavoro nell'arco dell'anno. Ecco, quindi vorrei che ci si rendesse conto appunto dei sacrifici e delle difficoltà che ci sono a monte. Siamo al quinto anno di questa iniziativa che ha assunto una dimensione molto ampia. Ormai il consolidamento di questa attività è, diciamo, sotto gli occhi di tutti. C'è in Alessandria, ma anche in altre città, ci sono reti di scuole che, diciamo, in un certo qual modo si sono consorziate per sostenersi vicendevolmente e dare continuità a questo tipo di iniziative. Sono il consigliere Corrado, a nome dell'amministratore provinciale di Alessandria, do la targa alla scuola nella figura del preside. Naturalmente è un modo anche di sottolineare positivamente anche l'impegno, un piccolo premio ai ragazzi, a tutti quelli che, gli insegnanti e tutti quelli che si sono operati rispetto a questo tipo di iniziativa. Il nostro nome va sotto la definizione di risate. E proprio questo nome sollecita ogni volta che ci troviamo qui sul palco, sia come aiuto dei ragazzi, sia come supporto affettivo e anche di competenza. E battiamo le mani dietro alle quinte, così mi auguro sia per questa sera il battito delle vostre mani a sollecitare, no, quello che è un lavoro fatto con tanta costanza e con tanta dedizione dei nostri ragazzi. Buonasera a tutti, noi siamo 5 ex alunni dell'Istituto Volta che 5 anni fa hanno fondato la Compagnia Teatrale del Carciofo. Per prima cosa vorrei invitarvi a leggere la locandina che vi è stata consegnata all'ingresso del teatro, proprio per farvi capire qual è la differenza di quest'anno. La commedia ha cambiato genere, infatti potevamo farvi ridere, ma questo l'abbiamo già fatto. Nei 4 anni precedenti, per chi si ricorda, sono andate in scena 4 commedie divertenti, cioè speriamo che non siano state. Però purtroppo non si può sempre ridere. E lo spettacolo di questa sera vuole indurre il pubblico a riflettere su ciò che sta accadendo nel presente e su ciò che può accadere nel futuro nella nostra società. Tutta la compagnia vi invita a godervi questo meraviglioso spettacolo, ma attenti, non sempre è quello che appare ciò che è, o forse ciò che è non è ciò che appare. Niente!
faccia di noi. Di noi, coi nostri lustrini di marca, firmati. Luci ce ne sono a sufficienza per vedere, ma il tragico è che gli occhi sono immancabilmente chiusi. Niente di anormale, tutto secondo copione, tutto secondo le consuetudini, firmate da millenni, tutto senza ragione. Thank you.
io sto sognando, anzi, è uno scherzo. Lo so, venite fuori, tanto io non ci casco. Perché? Non mi credi reale? Toccami, guardati attorno. Finiscila qui, hai capito? Poi potevano sceglierti un po' meglio, non mi somigli proprio per niente. Noi non dobbiamo somigliarci. Ma scusa, se tu hai detto che sei me stesso, basta, finiscila qui. Ho detto che sono ciò che avresti voluto e non voluto essere, non ciò che sei veramente. Guarda nello specchio. È vuoto ora. Prova a specchiarti se ti riesce. No, è assurdo, assurdo! Cosa è assurdo? La realtà? Tu sei assurdo, tu che ti definisci me. Sebbene così, vattene, non ho tempo per te. Troppo comodo. Tu mi rifiuti e io sparisco. No, mio caro, io sono te stesso e per questo sono molto più forte di te. Io conosco i tuoi ricordi, so cose di te che ormai hai perduto. Tu non puoi niente, sono qui per sostituirti, è inevitabile. Ah, ho capito. Siamo su candiscamera, dove me ne mettere le telecamere? Ora basta! Rifiutare la realtà è infantile. Non troverai nessuno, nessuno. Nella stanza ci sei solo tu e il tuo alter ego. O forse ti è più comodo credere che quello che stai vivendo è un sogno. Era tardi e ti sei addormentato in poltrona, eh? Un sogno? Ti farebbe comodo, ma io sono reale, molto più reale di te. Ma tu condanni... Non ti credo io. Non mi credi? E allora che differenza fa? Io sono venuto per sostituirti, per dare un senso alla tua vita e tu non mi credi, sei buffo. Ah, già dimenticavo che sei un essere razionale, pratico, con i piedi per terra, con degli impegni irrinunciabili, ma sempre equilibrato. Come puoi tu che ti definisci me, criticarmi? Io sono le tue aspirazioni. Se vuoi le tue paranoie, i tuoi sogni chiusi nel cassetto. Cosa vuoi dire? Non ti capisco. Non capisci perché non mi ascolti? Io amo questa vita. Cosa puoi saperne tu? Io ho vissuto ogni giorno con te e ti ho compianto. Tu non potevi, non ne avevi il diritto. Non ne avevo il diritto perché io parlo di ciò che è mio. La mia vita. Il tuo fallimento. Ma tu condanni i desideri altrui. Io sono libero, non ho paura di volere. Vattene. Perché dovrei? Perché io. Tu hai solo paura. La paura è un sentimento umano. Guarda. Che se tu volessi, potresti realizzare tutti i tuoi sogni tramite me. Vivrai in me e potrai accorgerti che quello che stai vivendo era solo incertezza, che la vita può essere un lungo viaggio verso la felicità. Tu credi che... Ne sono certo, basta lasciarsi andare. No, tu menti! Perché dovrei mentire? Per rubarmi la vita! Perché quella che stai vivendo è vita? Sì, è vita, la mia vita! Semplice, quotidiana, apparenza. Puro vuoto. Io esisto. Sei morto. Io vivo. Solo in apparenza. Sei un guscio vuoto, un fossile, un paradosso psichico. Io ho sofferto. No, mio caro, non basta. Ci vuole di più, molto di più. Ho sognato. E mai provato a vivere un sogno? Hai mai provato a volere? Volere veramente? Fino a stare male dal desiderio? Dimmi, di che cosa sei esistito? Ho amato. Chi se non te stesso? Tu non hai mai conosciuto l'amore. Lo conosci forse tu? Tu che non esisti? Certo, perché io faccio molto di più che conoscerlo. Lo invento, lo creo, lo accarezzo. Non lo so cosa provare a soffrire. Questi sono i miei desideri, tu usi i miei sogni. Dov'è la tua libertà? Bene, se no ti è molto più divertente. La mia libertà, dici? Sai soffrire per tutto quello che tu sei, mi sembra negato di essere. Queste sono parole scontate. Dov'è la tua fantasia? Non posso avere fantasia. L'hai uccisa tu tanti anni fa. No, tu non sei me. Non sei quello che ho sempre sognato di essere. Io? Toccami. Mi sentirai pulsare di desideri, di voglie. Io sono reale! So solo che tu non sei quello che io volevo. Io sono quello che tu hai sempre tenuto nascosto a te stesso. Tu sei un'immagine vuota, anzi un fantasma, un sogno. Io? Toccami. Dai, prova. Io sono reale. Come può un'immagine essere reale? Come può un uomo essere reale? Io sono reale. Credi di esserlo. E questo è il tuo vero limite. Ho la mia realtà, quella che hai scelto. Quella che gli altri ti hanno imposto. Cosa ti costa spezzare la grigia catena delle tue solitudini? Non posso. Non so rinunciare alle mie abitudini, alla mia tranquillità. Tu volevi ben altro. Purtroppo quello che volevo se n'è andato tanti anni fa. Io sono quello che eri. Potrei essere quello che sarai. No, tu non sei me, non sei quello che ho sempre sognato di essere. Perché ti ricordi ancora cosa sognavi? Ti ricordi ancora cosa avessi voluto essere? Sì, so solo che tu non sei quello che io volevo. Io sono quello che tu sempre ti mostri a te stesso. No,
tempo. Anzi, non ho più tempo per cambiare. Tutto deve stare come sempre stato. Ma così perderai la voglia di vivere, abbandonerai per sempre le tue emozioni, perderai la parte migliore di te. Non so essere diverso da come sono. Sarei sempre un vorrei ma non posso. Sarà quello che sono sempre stato. Non ti fa male sapere chi sei veramente? Non provo dolore, solo delusione. Ma con la delusione ho imparato a conviverci da anni. Non è la peggiore delle possibilità. Vale dunque così tanto la tua tranquillità? Sì. È tutto quello che ho e quello a cui non so rinunciare. Hai vinto. Ne ritornerò nello specchio. Ma questa tua vittoria è la tua sconfitta più grande. Con essa hai perso la gioia di vivere. Poveretto, cosa ti hanno fatto? Ti hanno tolto la voglia di sognare. Sono libero, è il più felice.
E tu? Tu sei forse meno degli altri. Tu sei libero, sei bello, sei intelligente. Hai più motivi di tutti loro per essere felice. Io devo essere la più felice. Sì, io sono la più felice. Ridatelo agli altri, su, fatevi sentire. Ridate di essere più felici. Io, solo io sono felice. Non è vero, lo sono di più io. Io sono più felice di tutti. No, solo io posso esserlo. Voi mi invidiate, lo so, perché solo io posso essere felice. Perché dici di essere felice? Non vedi la miseria su di te? Tu sei triste. È vero, io sono triste. E tu? Dov'è la felicità che vanti? Tu non hai nulla. Io sono povero, sono malato, la mia vita è triste. E tu? Tu hai perso la tua bellezza, non hai più nulla. Sono triste, ho perso ciò che più mi è caro. Come fai tu a essere libero e felice se sei chiuso dentro una cella? Non si può essere felice in una cella. E tu? Tu non vedi che quello che dici essere tu è solo un'illusione? Non avrò mai ciò che credevo d'avere. Resta solo la disperazione. Sentite in voi nascere i sentimenti. Sentite gioia e tristezza. Nulla mi resta. Sono triste. Che è di me? Che è di me? Ho perso tutto ciò che mi è caro. Come vivrò? Non si può essere felice. L'illusione al risveglio lascia solo sconforto. Allora voi vivete solo per quello che io dico. Voi non avete una vita propria, dei pensieri propri. Basta. Ora smettetela. Volete le parti? E allora le avrete. Tu sei un uccello. Cinque, le vola. Cin, cin, tu sei un gatto. Segui l'uccello. Cani, segui il gatto. Basta, smettetela. Voi siete dei manichini, dei vuoti manichini. Su, saltate. Cadete. Tornate ai vostri posti. Ora sapete cosa vuol dire muoversi? Io vi dico di andare, di vivere. Voi siete liberi. Perché ti sei fermata? Non sapevo più cosa fare. Allora perché prima ti sei mossa? Tu hai detto che ero viva. E voi? Perché vi siete fermati? Non so cosa vuol dire essere vivo. Ma che altro potevo fare? Dove potevo andare? Tu non avevi ordinato niente. Ma voi non avete bisogno di ordini. Voi dovete semplicemente vivere. Ma tu, dentro di te, cosa hai provato quando eri felice? Quando eri libera, quando tu avevi? Io eseguivo gli ordini. Cercavo di farlo il meglio possibile. Perché tu mi hai creato. E io da te aspetto di sapere quello che devo fare. E tu? Io cercavo di eseguire i tuoi ordini al meglio possibile. Per me null'altro esisteva. E tu? Io cercavo di fare quello che tu mi dicevi. Perché so che tu lo facevi per il mio bene. E io non pensavo ad altro che quello che tu mi dicevi. E tu? Io cercavo di capire il senso dei tuoi ordini, per meglio fare quello che tu mi dicevi di fare. Non so quello che mi spinge a fare quello che tu mi hai detto di fare, ma so che non sono io ad essere felice anche se dico di esserlo. So che non sono io ad essere triste anche se dico di esserlo. So che non sono io a pensare di correre anche se lo faccio. Non so fare l'altro. Almeno tu. Io ho trovato i tuoi ordini giusti perché non sapevo fare altro. Però penso proprio di aver fatto bene tutto quello che tu mi hai chiesto. Meglio di chiunque altro. Allora, esiste un conflitto tra di voi. Siete diversi, siete vivi. Io lo sono se tu lo dici. 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 Ma non conoscete l'amore, la chiave della vita e della morte, la spinta della libertà. Sì. Io sento l'amore, sento la vita, sento la morte, sento la libertà. Tu sai cos'è l'amore? Parlamene. L'amore è la sete di vita che passa da noi agli altri. È la voglia di dividere, è il contrario dell'odio. Chi te l'ha detto? Tu me l'hai detto. E tu? Tu sai cos'è la vita? La ricerca è vita, la gioia è vita, la sofferenza è vita, ma anche la morte. La vita è tutto ciò che è movimento ed ordine. Come fai a saperlo?
Tu me l'hai detto. Tu sai cos'è la libertà? È fare ciò che si vuole. È sentirsi senza capi, no? È un qualcosa che non so spiegare. Io ho molta confusione. Perché non lo sai di questo? Perché tu me l'hai detto. E tu? Tu che hai detto di essere libero e felice. Sai cos'è la morte? La morte è pace, è quiete, è disordine, ma è anche un momento di liberazione. L'unico momento tuo, l'unico in cui ti senti che la vita ti appartiene di più, l'unico momento che non ti potranno mai togliere. Chi te l'ha detto? Tu me l'hai detto. E tu? Tu cosa sai? Io non so nulla, non conosco nulla di fuori di quello che tu mi dici. Se tu me lo dici io sono viva e parlerò dello scorrere della vita. Se tu me lo dici, io parlerò dell'amore che ti aiuta a conoscere gli altri. Se tu me lo dici, parlerò della libertà e delle lotte per essa. Se tu me lo dici, parlerò della morte, del suo inseguirla sconfiggendola. Se tu me lo dici. Dunque voi recitate le parti che io vi dico. Voi non avete una vita propria. Troppi dubbi state facendo nascere in me. Con le risposte che io stesso vi suggerisco. Voi non potete vivere senza un sacrificio, senza un soffio vitale che solo un enorme sacrificio vi potrà dare. Ma io non so se sono a posto. Servirà a darvi dei pensieri vostri, a vivere una vita vostra. Non so. Voi volete essere vivi? Sì, sì! Non voglio altro. Vivere, poter vivere! Sì, forse saprò vivere. Come tu vuoi. Ebbene sì, ma ricordatevi che la vita è un bene prezioso e la vostra libertà è una conquista. Abituatevi a essere vivi fin dall'inizio, perché la vostra vita non vi darà che una sola opportunità di essere una vera vita. Io rinuncio alla mia vita per lasciarla a voi. Io vivrò in voi. In voi. Padre, dimmi, ti è piaciuta? Sì, sì. Bene, ne sono felice. Una visita, ma chi sarà mai? Ma l'ambasciatore del re. Popolo, l'imperatore è stato offeso. Rama l'offesa nel sangue. Ecco che l'imperatore, solo perché è stato offeso, ci fa entrare in guerra. Popolo, vai! Ecco, per colpa sua dovevo morire. E sia, andiamo.
Ma che bello! Musico! Ribellarti ancora una volta? Sì, e stavolta sono armato. Wow. E dove hai trovato le armi? Non me le ha date nessuno. Allora come hai fatto a comprarle? Quando la fame e l'odio crescono, anche le armi arrivano. E adesso cosa dovresti cercare di fare? Ribellarmi ed uccidere. No! Rappresentava il potere. Sì, evviva! Che venga costruito un palazzo del popolo,
ove il nuovo governo risiederà e dove io, difensore del popolo, presiederò. Sì, ove tutti staremo. No, creerebbe confusione. Dai, viva il nuovo potere. Viva. Egli è il nuovo padrone, egli è il nuovo signore. Egli è. Vi assicuro che è per il vostro bene. Per il nostro. Egli vi ama, egli vi vuole bene. Egli viva. Viva. Viva le tasse. Vi sarà un tempo in cui non vorremmo più che qualcuno decida per noi. E non vi sarà confusione. Vi sarà perché deve venire. E a tutti gli oppressori non resterà nulla. Perché quel tempo noi lo faremo venire. Impressionante, vero? Eppure non è nient'altro che una favola vecchia. E tutto questo altro non è che fantasia. Non abbiate paura di quello che sta succedendo. Sono commedie, solo commedie. In una parola, favole. Ma anche le favole talvolta possono parlare, vivere. C'era una volta un villaggio in cui vivevano una bambina e sua madre. Viveva in un villaggio un mugnaio che, sentendosi presso a morire, ragazzi, una volta in pieno inverno i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume. Una regina nel suo palazzo al di sopra del cielo, delle nuvole, nel paese che non c'è, viveva c'era una volta un uomo molto ricco che aveva la moglie molto malata. Un giorno in cui essa si sentiva peggio del solito e capiva di essere vicina alla morte, chiamò la sua unica figlia. C'era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un burattino. Dove sono? Dov'è la strada del bosco che mi porta dalla nonna? Il mio padroncino è dove passano le nozze. E io dove sono? La mia foresta, Milano, il mio principe. Campanellino, ma dove mi hai portato? È forse il tempo delle pulizie di primavera. Dov'è la mia carrozza? Dove mi trovo? È forse già suonato il 12° rintocco. Ma sarebbe questo il paese dei balocchi? O è forse il vento dei tuscicani? E voi chi siete? Che fate qui? Siete forse mandati dalla strega? La mia cattiva matrigna? La mia matrigna mi ha fatto seguire. Devo fuggire di qui. L'orologio ha già suonato. Loco, devo aver inventato qualche trucco, ma non ho capito cosa voglio fare. Siete buffi. Parlate come dei personaggi da fiaba. Sti vostri giocattoli nel paese dei balocchi. Balocco a chi? Io sono Peter Pan, l'eterno ragazzo. Quello che vive nel paese che non c'è. Il paese che non c'è? Ma se non c'è, non esiste. Esiste, il paese dei sogni, il paese più bello al mondo. Allora il paese dei balocchi. E dov'è il cigolo? Ma come siete a questi paesi? Ditemi piuttosto. Che volete? Mi dà preoccupare. Non l'avevo mai visto. Scusate, sapreste qual è la strada per il bosco? Di che bosco parli? Di quello da attraversare per andare dalla mia nonnina. Siete forse invitati alla festa del principe? Il mio principe ha dato una festa! Basta! Fate tutti attenzione. Credo di aver capito. Ognuno di noi è stato portato qui con un incantesimo. Mi sta facendo, vivendo la sua storia. Vediamo insieme di capire chi siamo e perché siamo qui. Io sono il gatto con gli stivali, così tutti mi chiamano. Sono partecipando alle nozze del mio principe, con la principessa. Nel palazzo dell'orso si è ucciso. Non so come faccio a trovarmi qui, ma tutti insieme lo sapremo. Il mio nome è Pinocchio. Sono un burattino, figlio di Geppetto. Ero diretto al paese dei balocchi. O forse stavo nuotando nel mare. Non so se stavo cercando mio padre o se me ne ero dimenticato, come altre volte mi è capitato. Io invece vengo chiamata Cappuccetto Rosso e andavo da mia nonna a portarle dei dolci perché lei è vecchia.
è malata. Io sono Biancaneve, sono figlia del re, ma questo non mi ha privato di dure prove, perché la mia matrigna mi vuole morta. Forse ho sposato il principe azzurro, forse ho mangiato frutto avvelenato. Mi chiamano Cenerentola perché pulisco il camino e vivo nella cenere. Ma era il ballo del principe, che sposerò, o che forse già sposato. Quando l'orologio ha iniziato a battere la mezzanotte e poi mi sono ritrovata qua. Io ho già detto prima chi sono. Non so che cosa sto facendo, per me il tempo non conta. Forse passo la mia vita a lottare con Capitano Uncino. Forse visito le bambine della terra per trovare una madre. Anch'io non ricordo se era proprio la festa di matrimonio, o il bagno nel fiume, la lotta con l'orco. So che ero sempre felice e contenta, ma non so come. Io diverrò bambino, o lo sono già diventato. Ma io voglio diventare bambino, o semplicemente lo sono sempre stato. E io, che ho lasciato i miei genitori per un mondo di fantasia, ucciderò Capitano Uncino. Ma lo voglio uccidere. E lui vuole essere Capitano Uncino. Come fai ad avere realtà in un paese fatto di sogni, di avventure, dove l'oggi e il domani si confondono e diventano ieri? Io so che tu sei azzurro, oppure non l'ho mai conosciuto. So che sono i sette nani, sono nel posto che corro. Io so che il lupo mi ingannerà, ma mi piace farmi ingannare e aspettare il taglielegno per essere salvata e ripartire con il mio cestello. E io aspetto la scarpetta. So già che sarò regina, che i disegni della mia matrigna sono inutili. Ma ho paura, come se già non conoscessi il finale, che deve ripetersi ogni volta, per poter poi dire e vissero tutti, felici e contenti. Quante volte ho spacciato il mio padroncino per il signore di casa? Mi pare di aver fatto quasi infinite volte. Anch'io sento di aver ripetuto sempre le stesse cose. Io lo so, per me il tempo non conta, e poi rifare le stesse cose con noi. Così di tanto in tanto vado sulla terra. Però forse è sempre stato lo stesso ritorno ripetuto. Io? Quante volte avrò mangiato la mela? Quante volte un bacio m'ha svegliata? Quante volte, quanti gatti, e fate ho incontrato? Noi siamo personaggi di favole, creati per essere uguali, per rivivere le nostre storie ogni volta che ognuno le vorrà sentire. Che cos'è una favola? È la nostra vita. Io ho voluto vivere nelle favole. Ti hanno fatto credere di averlo voluto. Hai detto di essere fuggito per andare nell'isola che non c'è, e per me non è la stessa cosa. Io, gatto, che sono coraggio del mio padrone, ho ucciso l'orco per avere più libertà, e l'orco non è forse chi mi vuole negare ciò che è mio? Non ho capito. Non so dire in modo diverso, ma so che l'orco è come una porta da passare per essere più grande, per far fare l'orco uno vuole fare. È vero, io ho dovuto passare attraverso molti orchi per diventare ciò che volevo diventare. Anche se non so se ero un burattino prima, se lo sono stato dopo, o semplicemente se non lo sono mai stato. E io non so se sono veramente un gatto, un uomo, o chissà che. E mio principe azzurro? Era un principe, oppure semplicemente un uomo? E mia madre è morta, e la matrigna era veramente cattiva? Oppure erano la stessa persona? Ognuno ha tante facce. Anche per me è uguale, anch'io non so. La fatta era mia madre, ma allora la matrigna chi era? Il lupo, la nonna, il taglialegna, forse tante porte. Allora ci siamo trovati qui per capire. Io ho vissuto mille avventure, ho capito tante cose, per fare peggio di prima. In fede conti, tutto quello che ho visto fino adesso non mi ha mai stupito. Quello che invece sto vivendo ora mi sconvolge, mi crea delle emozioni nuove, insomma mi dà la sensazione di essere vivo. Perché io sono una favola, ma sono anche la realtà. Perché nelle favole in tanti trovano parte delle loro verità. E questo vuol dire che noi siamo nelle nostre storie e anche al di fuori. Ma questo significa che saremo conosciuti dagli altri solo perché hanno letto le nostre storie. Saremo già stati raccontati in chissà quanti modi. Anche adesso, questo potrebbe essere benissimo un racconto. Potremmo essere il frutto di un altro paese che non c'è. Ma qui ragioniamo fra noi. Cerchiamo di spiegarci, cerchiamo di nelle nostre storie. Ci siamo già detti che i principi hanno modo di dire amante, marito, e che l'orco è la parte cattiva di ognuno, e così via. E allora potremmo essere il bisticcio di qualcuno, la ricerca di uno che ci conosce perché ha letto semplicemente le nostre storie. Non è certo la prima volta che si parla di noi in modo diverso. Di sicuro avranno riflettuto su queste cose, quelli vissero per sempre felici e contenti. Quel vissere eternamente, vivere eternamente, avrà pure un rovescio della medaglia, avranno fornito delle risposte. Io ho sempre vissuto così come hanno scritto, né più e né meno. Io pure, non poteva essere diversamente. Anch'io ho sempre vissuto così come hanno scritto, ma ogni volta c'è un po' di diverso. Anch'io! Anche per me era sempre un po' diverso.
dovreste infine quello di cui tutti parlano. Il resto invece appartiene solo a noi. E a chi potrebbe interessare? Non lo so, in fin dei conti sono un gatto, un burattino di cui qualcuno ti respiri. Ma so però che noi possiamo sognare, pur essendo sogni. Tu continua a parlare ma non chiarisci. Dove vuoi arrivare? Non lo so, l'ho detto prima. Io sono un gatto, un burattino di cui qualcuno ti respiri. Ma so però che anch'io ho le mie realtà, i miei sogni che conosco solo io. Quali realtà? Se viviamo in paesi scaturiti dalla mente di popoli, scrittori, come facciamo ad avere un qualcosa di nostro che soltanto noi conosciamo? L'abbiamo, ecco tutto. Ma basta dire, l'abbiamo. Non basta. Io cosa voglio? Una mamma, l'ho detto in tutte le storie e l'ho cercata. Cosa voglio? Combattere Capitano Uncino. Non so se Uncino è il mio orco o se semplicemente tramite una madre trovo la mia voglia di crescere. Non me l'ha mai detto nessuno. So soltanto di essere Peter Pan. Il mio destino è vivere da Peter Pan. La mia professione è essere Peter Pan. Il resto non me l'hanno detto. Forse me l'hanno detto. Ma allora io devo diventare bambino. Devo aspettare la coda dei capelli turchini, Geppetto, tutto così per sempre. E tutto quello che hanno detto e scritto su di me è quello che io voglio essere. Quello per cui avrei dovuto morire se i miei attori non mi avessero fatto rinascere. Ma non conta. Tu vagli delle tu vivi per le illusioni degli altri, non delle tue. Noi viviamo delle illusioni degli scrittori, dei popoli, non delle nostre. Finalmente l'hai detto. Allora noi non siamo vivi. Siamo solo uno dei tanti miti e delle tante illusioni di cui tutti devono morire. No, siamo di più. Dalle nostre storie sono nate e nasceranno altre storie. Quindi anche noi creiamo qualcosa. Io mi sento di più di un qualcosa che non può cambiare. Parlando qui ho capito che tutti noi rappresentiamo qualcosa che esiste anche nei reali. E come tale è vivo. Sì, ma noi siamo incatenati alle nostre storie. Noi non lo usciamo. Noi sappiamo solo quella che è la nostra vita, fatta di momenti uguali. Al di fuori del nostro mondo non credo che sia diversa. E poi, quelli che leggono di noi, potremmo esserci inventati. E se noi a fingere a vivere altre storie? Per qualcuno che non c'è. Siamo noi delle creazioni, non loro. Siamo noi che non possiamo uscire dalle nostre storie. E adesso cosa stiamo facendo? Niente più di dire quello che ci dicono di dire. Non è che non vuoi uscire dalla tua storia. Ma in fin dei conti, noi qua non ce l'avamo mai stati. Vorrà pur dire qualcosa. Non sappiamo neanche di essere stati nelle nostre storie. Ma lo stiamo dicendo. Ma ne parliamo. Basta. Secondo me non siamo né più né meno come ci dicono di essere. Io non so cosa siamo, però credo che in noi ci sia qualcosa di più del semplice vivere le nostre storie. Che cosa? Non lo so, non lo posso sapere. Cos'è? Dovete dire cos'è? Forse è il motivo per cui noi siamo qua. Potrebbe essere una nuova storia. Anche se fosse, sarebbe già un tiro di cuore. Ma non siamo noi a volere. Quel che conta è l'agenda. L'abbiamo già detto dentro di voi. Però siamo anche al di fuori di questo, anche se nessuno lo sa. Sì, ma nemmeno noi però. Chi lo sa? Forse non lo vogliamo sapere? E perché viviamo al di fuori di qua allora? Potrebbe essere meglio fingere di non saperlo. No, si dovrebbe sapere, altrimenti che senso ha? E che senso? Potrebbe essere quello di non averlo. Perché spiegare tutto ad ogni costo? Perché? Io vengo dal paese che non c'è. Ma perché esiste? Sei scappato per andarci. È la mia storia. Non è solo quella però, guarda solo qui. È inutile, non lo si può spiegare, non lo si può capire. È proprio questa la catena che ci lega alle nostre storie. La catena che non vorrebbe farci cambiare. Ma voglio tornare nella mia storia. E che cos'è la tua storia? La mia vita. Che cos'è la tua vita allora? Non lo sai. E tu lo sai? No. Però mi piacerebbe saperlo. Qui si sta perdendo del tempo in filosofie. E noi non sappiamo neanche quanto tempo abbiamo. Perché anche se per noi normalmente il tempo non esiste, qui potrebbe esistere e non stiamo combinando nulla. Cosa dobbiamo fare? Speriamo lo sapreste voi. Secondo me dobbiamo rimanere così come siamo. Dobbiamo forse semplicemente sapere con quello che c'è di fuori come storia, della nostra storia, tentando. Cosa vuol dire tentare? Rompere le catene, non essere più nelle nostre storie. Ma in quelle ci serve un senso, perché quelle siamo noi. Ma dobbiamo tentare, perché noi siamo anche qualcosa di più. E se oltre non ci fosse niente, nient'altro che la nostra storia? Certo, quello devo dire che non dovremmo provare. Ma noi non siamo vivi. Io credo di sì. Lo siamo ogni volta che parlano di noi, ogni volta che ci vedono. Non importa quale storia. Ma allora dobbiamo continuare a parlare qui e per sempre. Ma che cos'è? Una condanna per qualche colpa? No, no. È il divertimento di qualcuno, il capriccio. Un racconto, nulla di più. Quello che stiamo facendo, quello che stiamo dicendo, crediamo solamente di farlo. È solo un sogno. Io che sono fuggito dalla mia vita,
per un mondo di fantasia, lo so benissimo. Noi crediamo solamente di farlo, non possiamo spezzare nessuna catena. Tu parli del tuo mondo di avventure, ma io credo che la catena si possa spezzare per vivere oltre. Le catene devono essere spezzate, le teniamo apposta per lottarci contro, le dobbiamo lasciare dietro. Non dobbiamo tenere di trovare un'altra storia, sarà comunque qualcosa di diverso, di nuovo. Sì, bisogna provarci. E se fossero parole, noi viviamo per il breve arco delle nostre storie. Ma andiamo anche oltre, perché essi stessi dietro un ponte che nessuno conosce. Un sogno? Una favola, un altro pezzo di balocchi da raggiungere. Oh. Un'altra isola che non c'è. Ma allora è uguale. Ma è certo. Quello che non si può avere, perché se tu non sai come lo vuoi, lo pagherai a tuo prezzo. Ma se tu cercassi qualcosa di più del divertimento, se nel fuggire dal pesce cane sai dove andare, allora la tua storia cambia, tu restando uguale. Ma allora sei diletto, di corcio. Ci hanno detto di fare così. E noi lo facciamo, ma sapere il perché c'è quello. Noi dobbiamo sapere chi siamo. E va bene, allora io dovrei sapere ad esempio perché combatto Capitano Cinque. In fin dei conti lo so, lui è il male, io sono il bene, per questo vinco ogni volta. Poi nei giochi non si dice sempre. Allora è qualcosa di più che bene e male. È un gioco. Tanto più che nel nostro mondo esistono buone cattivi. Non lo so adesso. E allora basta, ti scongraggiamo! Aspetta! Lo dobbiamo fare tutti assieme, o non ha senso, nessuno deve stare dietro. Quello che ci lega è ciò che ci divide. Perciò dovremmo agire insieme, ognuno per la sua strada, ma insieme. Ma avremo la forza per farlo. Io non so se lo voglio proprio fare. Coraggio! È come nascere, è faticoso, non impossibile. Come nascere? Ma noi siamo già nati. Forse è semplicemente questo che dobbiamo sapere. Forse questa è la nostra paura, la nostra catena. Sì, hai ragione. Forse adesso sappiamo qualcosa in più, per poter provare. Forse per questo andavo sulla Terra. Semplicemente per trovare me stesso. Tutti noi nelle nostre storie abbiamo cercato noi stessi. Ed è nel trovarlo che la storia finisce, ma anche con Dio. Sì, anch'io ho capito ora che forse noi siamo vivi, dobbiamo essere vivi. Ma certo che lo siamo, dobbiamo andare. Sì, partire per superare noi stessi. Per superare quello che da sempre rappresentiamo. Io non sono l'eterna ingenua bambina che cade nei tranelli del lupo. Io non sono il gatto furbo che uccide occhi. Non sono questo. Probabilmente anch'io sono più di quanto appare. Anch'io. La mia bontà, che sembra stupidità, o che forse è vanità. Io non sono solo quello. Per me ogni avventura è capirla. Io non sono solo il discolo che diventa buono. C'è molto di più in me. Anch'io non sono solo la ragazza che aspetta la fata, che fugge a mezzanotte, che aspetta il principe con la scarpina. Io devo essere di più. Allora andiamo. Andiamo. Questo solo poteva essere il finale. Il motivo per cui ora siamo qua. Just leave, 'cause your presence still lingers here, and you're only.
piccolo. Elisa Landavecchia.